sta per iniziare il match tra l'Arbia in maglia nera e il TC Parioli in maglia verde. Oggi partita in cui l'Arbia gioca in casa al Florida Sporting Center. Partita fondamentale per il proseguo del campionato con l'Arbia che è sempre chiamata a fare quel passo in più per poter disputare il resto della stagione in tranquillità. TC Parioli che invece gioca per agguantare le posizioni, quelle importanti lì davanti. In zona Padellaro, maglia numero 10 e capitano. Ancora Padellaro, allarga il gioco sulla sinistra. TC Parioli quindi in possesso, palla che arriva. Ancora Padellaro e quindi si gioca con il controllo di Fiore che non riesce a passare. L'Arbia chiude, servito Mugnini, va subito su direttamente in porta. Traversa di Mugnini come nei film a centimetri dal gol l'Arbia. Bernardini che non calcia, va invece a dribblare ancora Bernardini. Poi vuole il mancino, palla che non è uscita a quanto pare, ma Bernardini la recupera, calcia palo di Bernardini, palla che ancora lì Carletti gira, Murato. Calcio di punizione in favore del TC Parioli. Sempre 0-0 il punteggio. Sul pallone c'è Don Francesco che calcia e poi la sfera è deviata e di conseguenza entra in porta. Credo che il gol sia da segnare comunque a Don Francesco di 1-0. TC Parioli va a puntare Barbarese, vuole il destro fermato. Si gioca Paoligno, va su lungolinea da Regner, poi il pallone per Marcucci, ancora per Regner, serve un tiro, Barbaresi che non calcia, adesso sì! Pallone sul fondo, sembrava gol, semplicemente un tiro pericoloso. Barbaresi chiude, ancora Barbaresi, poi Marcucci. Barbaresi. Pallone largo in zona Regner Coco. Palla al centro, Marcucci lascia ancora Coco Regner! Che bel gol! Che bella combinazione! Ma è soprattutto il pareggio per l'Arbia, 1-1. E allora siamo sull'1-1, ristabilita la parità in campo. Il possesso poi a Cenicola, la traversa. Lo spicchio dell'incrocio colpito da Cenicola ed è il terzo per l'Arbia. Passa in azione buona per i Parioli con Fiore al centro. Siamo ora in area di rigore. Chiude Bernardini, non ci sono scarichi, deve andare su. E allora Cenicola lascia che non ci venga toccato il pallone per poter conquistare la rimessa laterale. Bernardini va da Barbaresi, subito su, altra traversa, dice Nicola, incredibile. È appena iniziato il secondo tempo, dicevamo, del match, ovviamente, tra Arbia e TC Parioli. Il punteggio fin qui è 1-1, quindi parità in campo con l'Arbia che nella prima frazione di gara ha colpito diverse pali e traverse. TC Parioli dimostrato però di saper essere pericoloso, partita quindi aperta ancora ad ogni risultato. E quindi ancora possesso per il TC Parioli, in battuta c'è Del Nero. Cross, questa volta battuto male il corner. E allora gioca ancora l'Arbia con Carletti da Paoligno, subito su per Cenicola, va a puntare poi il mancino e questo credo sia il terzo palo di Cenicola, incredibile. Lanciare in zona Barbaresi, bellissimo l'aggancio, può giocare quindi Barbaresi che prende spazio, va al centro. Palla che arriva a Regner che attende che esca in rimessa laterale, quindi da lui a Paoligno, subito pallone su Marcucci che poi si isola, va a calciare di mancino, palla raccolta da Funaro, adesso c'è Del Nero che restituisce a Funaro, palo del TC Parioli e poi ancora arriva il fischio. E allora Paoligno, palla su, c'è Nicola. Cerca spazio, va da Paoligno,
L'appoggio è per Bernardini, quindi Barbarisi fa puntare lui, vuole il fondo, il tocco al centro, c'è Nicola! C'è Nicola! Trova il vantaggio per l'Ardea, si sblocca il match e quindi 2-1 Ardea, circa 3 minuti e mezzo dalla fine. Padellaro. Ancora Don Francesco, palla che non arriva al centro. Adesso Funaro, sguardo verso la porta. Pallone crossato al centro, arriva una conclusione, poi ancora il tiro. Palla murata. Possesso Ardea con Mugnaini che va subito su e salva di fatto il gol il capitano Padellaro con un colpo di tacco. Ciparioli. Sono adesso 5 i secondi, pallone in campo, sfera che si impenna ed esce sul fondo e allora Mugnaini può andare all'ultima rimessa, battuto il pallone subito su Ragnar, prova a coordinarsi, arriva qui il triplice fischio, arriva anche la sirena, arriva la vittoria per l'Ardea 2-1, bella partita di nervi, di tensione spuntata dalla squadra di casa. Buongiorno a tutti, oggi sono con Paoligno, un giocatore dell'Ardea. Oggi è arrivata una vittoria 2-1, partita tosta, di nervi, di testa. Ho visto comunque che avete dimostrato di essere squadra. Innanzitutto ti volevo chiedere un commento a caldo sul match. Allora, partita molto bene preparata, sapevamo già delle difficoltà, una squadra molto fisica, abbiamo studiato bene loro, la nostra squadra viene in una crescita, sappiamo delle nostre potenzialità e adesso da qualche partita stiamo dimostrando quelle che siamo. Oggi è partita molto puntualizzata nella tattica, nell'intelligenza e abbiamo portato questi 3 punti che valgono tanto per la nostra classifica. Senti, sei arrivato ad Ardea relativamente da poco, ho visto che comunque stai giocando molto, anche i tifosi ti vogliono bene. Come si sta qui ad Ardea in questa squadra che insomma dimostra ogni settimana di essere sempre più unita? Vai. Allora, sono arrivato qua, diciamo che avevo perso un po' prima la voglia di giocare. Loro sicuramente mi hanno dato quella spinta. La voglia di ritornare. Ho trovato un gruppo veramente spettacolare, i tifosi strizzati qua che portano, danno più voglia ancora e quello, poi uno come me, nella mia età, quello che ha vissuto tutto, è quello che mi dà una spinta di continuare e dare tanto per loro che meritano, veramente meritano tanto. Perfetto, allora ti faccio i complimenti per la partita che hai giocato, per i 3 punti che infine sono arrivati. Arrivederci. Grazie, un abbraccio a tutti quanti.